what a tutti ciurma e benvenuti da Jokerina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori, dopo che la volta scorsa alla fine dei conti ragazzi non è successo granché, anzi oserei dire che è successo quasi niente in effetti. Perché? Perché dopo esserci recati nel regno dei nani, sarebbe a dire Svartalfheim, dove l'inverno sembrerebbe non essere arrivato se non in maniera completamente inaspettata ragazzi, perché è comunque un luogo caldo dove non c'è neve in effetti, abbiamo iniziato a fare la nostra ricerca di Tyr, perché con varie supposizioni eravamo riusciti a capire che Tyr è ancora vivo e dovrebbe essere è stato rinchiuso all'interno di una delle miniere dei nani. Il problema è riuscire a capire quale effettivamente. Quindi dopo aver fatto vari giri, aver incontrato vari nemici, aver comunque appurato il fatto che ai nani non piacciono tanto gli stranieri e che inoltre provano un certo timore nei confronti di Odino, perché lui esercita su di loro la paura per riuscire a controllarli, alla fine abbiamo parlato con un nano che aveva una taverna, credo che fosse, che ci ha detto di andare a parlare con un altro nano in un ufficio, una roba del genere, e quindi adesso ragazzi non ci resta che parlare con quest'altro nano e vedere che cosa sa dirci. Questo è l'ufficio della sicurezza. Perlomeno così dice l'insegna che sembra sul punto di cadere in testa a qualcuno. Esatto ragazzi, l'ultima volta ci eravamo salutati qui esattamente di fronte all'ufficio della sicurezza, non mi ricordavo che fosse della sicurezza ma dettagli, per cui non perdiamo più tempo e andiamo a vedere che cosa sa dirci questo nano ragazzi. Permesso, c'è qualcuno? Qua sembra tutto abbandonato. Ah, c'è qualcuno. Salve. Stiamo cercando Durlin. Avete un appuntamento? Beh, no. No. Perché si viene per appuntamento qui? Sei qui per ritirare qualcosa? Credi che se vai in giro con una testa mozzata sul fianco mi convincerai ad approvare la proposta di accrescimento di Estrid? Stiamo cercando un prigioniero di Odino. È in una miniera da qualche parte. Hanno detto che potevi aiutarci. Dove hai... Hai tagliato anche a lei la testa con quella? Lei era mia moglie. Cena e io ci siamo chiesti dove fosse finita dopo il nostro fallito colpo di stato. Fallito? Già. Fallito. Faye è morta. Come i migliori. E i sopravvissuti ne pagano il prezzo. Mi dispiace, non vi posso aiutare con la faccenda del prigioniero. Ma lui potrebbe sapere come fermare Odino e liberare Svartalfheim dagli Aesir. Combattere il padre di tutti non mi interessa più. Aspettate, fermi. Prendi questa. Che cos'è? Una sanzione. Violazione delle norme igieniche per aver trasportato una testa marcia. 2 demeriti per aver nominato il nome del padre di tutti e per... già... avermi incasinato la scrivania. Una sanzione. Pagate con comodo, ok? Fuori subito dal mio ufficio. Ciao! Quale parte di fuori subito dal mio ufficio non ti è chiara? Hai detto che si chiamava Cena? Ah, oh, certo. Grazie, credo. Ah, allora ragazzi, cioè, è stato bellissimo, perché questi nani conoscevano Faye. E infatti lui ha riconosciuto l'ascia, prima di tutto. E ha detto: come gliel'hai rubata? Era mia moglie, però nessuno di loro evidentemente sapeva della sua morte. Aveva provato quindi ad aiutarli a ribellarsi, ragazzi, a Odino, ma la ribellione a quanto pare è stata severamente soppressa. Però il ricordo di Faye è rimasto vivido, a quanto pare, nelle loro menti. È stata bella l'espressione del nano quando si parlava di Faye, insomma. E chi è che ha come animale domestico un polpo? Cioè è tutto bellissimo, cioè è bellissimo il fatto che non ci abbia detto assolutamente nulla su Tyr. Sarà meglio che quella testa non mi sporchi il pavimento. E come, scusa? Oh, e parla pure. Cena, pensa un po' a questo. Mi sembra di conoscerti. Io ho un viso molto comune. Mi sembra che sia l'unica cosa che hai. Andiamo via. Forse è meglio. In più, dicevo, ci ha fatto anche una multa. Cioè, è pazzesco. È tutto incredibilmente assurdo, ragazzi. E quindi adesso... Ehi, non è una sanzione. Non ora. Ci sono dei nemici. Non è una sanzione, allora che cos'è? Ah, la cosa si fa interessante, attenzione. Wow, possiamo usare sti cosi forse a nostro vantaggio contro i nemici, non saprei. Ecco qua, lo sapevo. Ci avrei giurato. E su. Il punto, regà, è che con le lame del caos... non abbiamo ancora provato degli attacchi runici. Aiuto. Attenzione. Oh, ma quanti nemici ci sta? Oh, da dove cacchio è uscito questo? Non l'avevo notato. Aia! Smettetela di sputarmi addosso roba. Accidentaccio. Eccolo là. Atreus, colpisci figliolo. Anzi, guarda, faccio anche così, direttamente. Accidenti. Mamma mia. Ma che è? E su, maledizione, ok. Niente, evitano la mia ascia. Aia! E che cavolo sta succedendo oggi? Tu sia maledetto. Ok, allora possiamo acchiappare anche i nemici così, ragazzi, con le lame del caos, eh? Vengo di sopra io, non c'è alcun tipo di problema. Pezzo di merda. Mi schiva sparando acido, il maledetto. Uè, figliolo, vai. Colpisci un po'. Aspetta che arrivo anche da voi. Attento, figliolo. Boom. Potenza inarrestabile ne ho anche per te. Ecco fatto. Ancora uno, eh. Intanto mi prendo. Oh, yeah. Avrei potuto evitarlo effettivamente. Ok. Iniziamo proprio bene oggi, eh. Dicevo, penso che Durlin abbia scritto delle indicazioni. Il nano ci ha dato una mappa. Oh. Più o meno. Hai sentito il suo odore? Sembra portare a una miniera oltre la montagna. Ah. Tyr! Durlin ci ha aiutato. Non tutti usano le armi per combattere. Ok, allora. Raggiungi la miniera oltre la montagna. Questa è una cosa fantastica, ragazzi. Durlin in effetti allora ci ha dato una mano. L'ha fatta passare da sanzione per giustificare il fatto che ci stesse dando una pergamena. Un ufficiale minore di Nidavellir, la città dei nani. Un tempo fu alleato di Faye in un tentativo di opposizione a Odino. Ora preferisce annegare i suoi fallimenti nell'alcol. Tuttavia, pare che ci abbia aiutato con una mappa che indica la posizione di Tyr. Inoltre, la sua creatura marina di nome Cena ha dato ad Atreus una strana pietra. È vero, gli ha lanciato qualcosa. Top, adoro. Intanto raccogliamo tutta sta robetta qua in giro, ragazzi. Qua c'è una gemma vitale, direi di prenderla perché mi sono fatta accoppare per bene. Qui c'è un forziere. In mezzo ai resti cosa troveremo? Pezzi d'argento e pelle non conciata. Va bene, ma... allora, guardiamoci un attimo intorno, ragazzi. Vediamo se c'è altro da poter prendere, da poter raccogliere. Possiamo saltare di qua? Sì, possiamo. Distruggere un po' di robetta? Sì, possiamo. Ma la nostra... allora, noi siamo arrivati da qui, perfetto. Quindi la destinazione è dall'altra parte. Ma questo... così possiamo saltare. Top! Gemma vitale e forzierino. Un piccolo forziere in miniatura. Pezzi d'argento. Spacchiamo un po' tutto. Non c'è una mazza. Perfetto, grande figliolo. Sei davvero diventato bravissimo. Allora, qua non possiamo andare, ragazzi, per cui dovremo andare da questa parte. Apriamo questo grosso cancello. A questo punto, ragazzi, mi viene da chiedermi se Durlin ci ha dato delle indicazioni. Noi non abbiamo parlato di Tyr nello specifico, gli abbiamo detto cerchiamo un prigioniero di Odino e quindi lui evidentemente ha capito direttamente stessimo parlando di Tyr, quindi questo mi fa dedurre che quasi sicuramente Tyr allora è davvero ancora vivo. Con questo potremmo risalire la montagna, forse vedremo una miniera lassù. Ah, niente di meglio di un treno nanico. Wow. Va bene, allora prima di prendere il treno nanico però io voglio vedere. Ah, vedete? Qui c'è un forziere. Che fai? Te ne privi? Certo che no. Ferro battuto e pezzi d'argento. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Questo cos'ha? Pezzi d'argent, niente di incredibile. Ma di qua possiamo andare per qualche scrauso motivo? No, non possiamo, ragazzi. Scusa, figliolo, scusa. Neanche qua posso salire. Quando sei pronto, no, risaliamo la montagna con il vagone. Va bene, allora, a meno che non mi sia sfuggito qualcos'altro, ragazzi, penso che possiamo risalire direttamente la montagna, appunto, con questo vagone nanico incredibile. Andiamo, allora. Top. Atreus è piuttosto silenzioso, ragazzi. Heimdall, un nome che facevo a meno di risentire. L'hai appena detto tu, a voce alta. Durlin, non gli serviva dirlo, fratello, l'aveva scritto in faccia. Cioè, beh, scritto col fuoco, in realtà, sulla testa. Col fuoco sulla testa di Durlin? Ribellioni fallite spesso prevedono punizioni rapide e durature. È un capitano di Odino? Sì, e possiede anche il Ghallarorn. Un vero credente quel tipo. Poche cose sono più pericolose di un uomo che non ha dubbi. Un capitano di Odino, eh? Chissà se ci toccherà affrontarlo. Siamo forza! Prima o poi, se ne hanno parlato. Vedo un altro vagone. È probabile di sì, ragazzi. Guardate che figata! Quanto siamo saliti in alto! Raggiungi la parte anteriore del vagone rotto. Perfetto, ma io stavo ammirando questo panorama meraviglioso, ragazzi. Quando la bussola diventa color oro significa che c'è un obiettivo nei paraggi. Ispeziona la zona in cerca di indizi. Va benissimo. Quindi vuol dire che siamo nella zona giusta, ma dobbiamo soltanto riuscire a trovare quello che davvero ci interessa. Forse trovare Tyr è la cosa migliore. Sembra che Odino non volesse farcelo trovare. Sembra? Quando Tyr sarà libero e potrà tornare a essere il dio della guerra, Odino non avrà tempo di pensare a noi. Se è la sua guerra, forse lo farà. Appunto, cioè, io non farei troppe congetture su Odino, su quello che potrebbe o non potrebbe fare, ragazzi, perché... comunque poi una volta che ti ritrovi in certe situazioni le cose possono tranquillamente cambiare. Cosa c'è qua? Bomba disinnescata, sì. Forse appartenente a Bari il Nano, costruttore della grande sala Lir. Ok, nuovo artefatto, perfetto. Bomba, 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 bomba. Abbiamo preso una bomba, ragazzi, ma che figata. Dobbiamo andare di qua, allora aspettate un attimo, perché pensavo invece di dover andare da un'altra parte. Questo cuore? Perché ho disegnato questo corazon incredibile qua su questa roccia? Ma qua c'è uno di questi forzieri. Questi forzieri, ragazzi, che bella farfalla, non sono miei amici, ma proprio per niente. Neanche quell'affare lassù in cielo, che quello è un corvo di Odino, lo si vede lontano un miglio. Che lui, cavolo, mi è sfuggito. Una spia penduta in meno. Esatto, ok. Non ne avevo visto uno fino ad ora, ragazzi, ma sono sicura che ce ne fossero anche prima, eh? Vedete, uno di 48, di sicuro questo non era il primo, ragazzi. Odino ha tenuto gli occhi puntati su di noi da quando abbiamo iniziato il nostro viaggio qualche tempo fa. Uccidendo questi corvi accecheremo il padre di tutti e proseguiremo più facilmente per la nostra strada. Il punto è riuscire ad accorgersi che ci sono. Allora... questo forziere, ragazzi, per questo ci serve dell'equipaggiamento speciale. Ah, ok, quindi non possiamo aprirlo adesso, ragazzi. Serve equipaggiamento speciale che non abbiamo attualmente. Però questi pezzi di argent me li prendo. Aspettate un attimo però, perché io prima sono venuta di qua, ma volevo vedere cosa c'è qua sopra. Assolutamente nulla. Questo non si può smuovere, per cui andremo da questa parte dove sta andando Atreus. E passiamo qua sotto, allora. Forse vedo qualcosa. Cos'è quello? Wow, è un Dreki quello. Cos'è successo qui? Attenzione. Penso sia morto. Potrebbe non esserlo. Decisamente morto. Non ci giocare, figliolo. Mi chiedevo se... Oh! Oh, porca paletta. Detto niente, mazza che creatura, ragazzi, ma è bellissimo. Cavolo, che figata, è stupendo. Letale ma stupendo. È fantastico. Aspetta che mi ricordo di usare l'attacco unico. Devo cercare di non farmi colpire, ragazzi. Oh, ai 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 ai. Potenza inarrestabile. Niente. Ma evitato alla grande. E proviamo ad usare anche le lame del caos, che sono un pochettino più veloci. Ecco. Lo sono meritato, ragazzi. Niente, me lo merito, perché devo imparare ad usare anche lo scudino. Oh! Non ci credo, fa anche attacchi elettrici, ma è meglio di un Pokémon. Adoro, ma che figata che è, ragazzi. Aia, la puttana madre. Ok. Minchia. Lancia roba avvelenata, ragazzi. Prendiamo sta gemma vitale prima di morire tipo malissimo. Qua ce n'è un'altra. Aia. Niente, sono fatta colpire anche mentre scappavo, ragazzi. È una cosa fantastica questa. Aia, mannaggia a me, perché non uso lo scudino. Ok, ok, però mi ha stordito, ragazzi. Dai che ci siamo quasi, dai che ci siamo quasi. Vieni, amore, vieni. Oh, shit. Questo non me lo potevo perdere. Mi sono fatta fare malissimo, ragazzi. Tra l'altro non ho più gemme vitali qua nel circondario, per cui... ecco, niente, me la sto cercando, ragazzi, Se riesco a sconfiggerlo è fortuna, grande fortuna. Atreus! Pronto! Vai! Il coltello! Insieme! Quello era grosso. Stai allerta, potrebbero essercene altri. Wow! Ma che roba è stata? Uccidere il primo. In tal caso è per quello che sono morti entrambi. Fantastico, ragazzi. Queste creature sono troppo belle. Potenziamenti armi, ragazzi. Una fiammella eterea che si origina dal nulla, bla bla bla. Insomma, serve per potenziare finalmente le lame del caos. Dopodiché, gemma dell'ira, gemma vitale, dente di drago e... fiamme di angustia. Ah, ragazzi, abbiamo il primo attacco runico leggero per le lame del caos. Un rapido montante che genera un geyser di fuoco e scaraventa via i nemici vicini. Mi piace. Mi piace. Lo equipaggiamo tipo subito. Perfetto. Allora. Qua intorno, ragazzi, non c'è più niente. Quindi direi che possiamo andare avanti. Noi stiamo ancora cercando indizi su un'eventuale miniera qua vicino, ricordiamoci perché siamo qui. Qua giù, vedo una miniera. Deve essere quella di cui parlava Durlin. Una miniera! La sua sinistra. Forse c'è un altro vagone. Padre, non credi che dovremmo schierarci con Tyr nella sua guerra contro Odino? La guerra non è l'unico modo. Siamo dei. Dei migliori. Cerchiamo di fermare il Ragnarok, di aiutare le persone. E se l'unico modo fosse la guerra? Atreus. E niente, ragazzi, più Kratos non vuole che Atreus si immischi in queste cose, più lui ci si immischia, c'è poco da fare. Ma di qua che cosa c'è? Scusate, fatemi vedere un po'. Ok, pezzi di argent. Ma qua c'è altra bella robetta prima di scendere di là. Quanta roba c'è? Buoni e fermi. Gemma vitale. Questo cos'è? Ok, nuova pergamena a punti. Caro sovrintendente, è con grande vergogna e tristezza che devo informarla che non sarò in grado di soddisfare la quota delle richieste per questa stagione. Mi ritengo semplicemente incapace di forgiare un'armatura della qualità e nella quantità che lei mi ha richiesto. Ovviamente la colpa è solo mia. Spero tanto che la mia dimostrazione di consapevolezza possa convincerla a essere indulgente nei miei confronti. Al momento la mia produzione si è ridotta significativamente a causa delle ferite che ho subito in precedenza per non aver rispettato la sua quota e temo che, e lo dico sempre con il massimo rispetto, ulteriori punizioni corporali non farebbero che minare ancora di più la mia produttività. Attendo la sua risposta con trepidazione. Venivano quindi sfruttati, ragazzi, i nani anche per creare e forgiare armature, armi e robe del genere. Il problema è che evidentemente li costringevano a lavorare in una maniera massacrante e tra l'altro li punivano pure in caso non riuscissero a soddisfare le richieste. Però punendoli in maniera corporale la cosa peggiorava ulteriormente, insomma la produzione calava ulteriormente, quindi mamma mia. Ok, piccolo forziere, cosa ci dai? 130 pezzi di argento. Di qua cosa c'è? Altro argent. E questo? Alla fucina. Di qua immagino. Ok, nuova lettura di runa. Probabilmente dietro questa semplice indicazione si cela il grande risentimento dei nani nei confronti della morsa di Odino su Svartalfheim. A che serve il progresso se nasce dall'oppressione? Questa è una bella domanda. È una legittima domanda, solo che questo cancello attualmente, ragazzi, è chiuso. Per cui io credo che possiamo tornare di sotto. Dopo aver preso questi pezzi di argento possiamo continuare da dove ci eravamo fermati, sarebbe a dire, ragazzi, da qui, perché di qua si può scendere. Ok, allora vediamo un po' cosa c'è di qua. Anzi, prendo prima questo, ragazzi, direi, lasciare qua 44 pezzi d'argento ma non mi va, quindi me li porto appresso e procedemos da questa parte. Allora vediamo se oggi riusciamo davvero ad accedere a questa miniera dove dovrebbe essere nascosto Tyr. Oh wow, sono davvero capace di farlo, è bellissimo. Allora lo apro. Cioè, stavo giusto per dire probabilmente c'è un'altra via di accesso a quel forziere, invece la via di accesso era così e semplice. Ok, Quindi possiamo salire di qua. Scusa figliolo, da qui sono appena scesa, quindi procederò da questa parte. Ok, altri binari ragazzi, oddio. Sì, 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 sì. Se riesco a colpirne qualcuno sarebbe più bello e più fantastico. Continuano a uscire dalla colonna, sembra un nido. Oddio, cos'è? È un troll. Solo che è morto. Aspetta, aspetta. Ah, da questa colonna, dici? Se distruggi il nido, si fermerà. Sì, 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 sì. Ecco qua, ammazza in un mare di puzza. Vieni qua, maledizione, quanto sono antipatici sti cosi. Ok. Gemma dell'ira. Ma chi ha fatto fuori questo troll e perché lasciarlo qui a marcire? Perfetto. Ah, qua è ok. Abbiamo fatto tutto il giro incredibile, ragazzi, per ritrovarci qui. E finalmente quindi sganciare questo vagone. Ecco qua. Problema risolto. Non ci vuole nulla rimettere sto coso sui binari. Ho spostato robe molto più pesanti. Ecco fatto. Wow, quest'affare è piccolo. Ok, andiamo a sinistra. Ok. Ancora? Speriamo basti. Dici? Intendevo la mia sinistra. Scusa, eri girato dall'altra parte. Continua. Un attimo fa. Ok. Com'è? Ci siamo quasi. Un po' più a sinistra. Mi stai prendendo per il sedere, figliolo. Così è troppo. Mimir, digli di andare a sinistra. Ho capito. Oh. Vedi un po'. Ci siamo quasi. Un po' più a sinistra. Ok. Sì, così. Perfetto. Se cambi ecco, lato 10 volte, figliolo. Benissimo, sali sul vagone e raggiungi le miniere. Che bello, ragazzi, ci avviciniamo sempre di più alle miniere. Il Kraken ti ha dato una pietra. Kraken? Ah, dici Cena. Sì, è ricoperta di alghe. Pensavo che potremmo mostrarla a Brock e Sindri quando torniamo. Tieni. Chissà cos'è, ragazzi. Ok, siamo venuti a cercare Tyr perché non ci fidiamo di Odino, no? Se ci pensi bene, la guerra potrebbe... Oh. Che c'è? Oh, 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 piano? Oddio. A sinistra! Oddio! Oh, porca miseriaccia! A destra! Che vogliono mo questi? Mannaggia santa, ragazzi, ci mancavano, eh! Oh, dimmi togli la tua linguaccia! Cerca un freno per fermare il vagone! Ci sarà pure una leva! Trovata! Il freno è bloccato! Riprovaci, fratellino! Dai! Stiamo andando troppo veloci! Aiuto! Padre! Aiuto! Fermalo, ora! Porca miseria, quanti sono! Ah! Che stia per... Ah! No! Merda! Merda, 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 merda! Oh, cacchio! Oh! Alzati! Ah! Un troll! Eh no! E mo pure te! Già fatto? Già risolto? Così? Così me lo fa risolvere? Arriva un trollone e lui, niente, gli stacca via la testa con 3 colpi d'ascia. Ah, il dolce profumo di un troll. Idromele e una carcassa d'alce che fermentano nello stesso barile nella palude più umida di tutta Svartalfheim. Un odorino proprio invitante, insomma. Almeno sono facili da evitare, dato l'odore e la completa ignoranza dell'arte della furtività. Beh, sono giganteschi! Come cavolo fanno ad essere furtivi? Cioè... da sto punto di vista li giustificherei. Non posso credere che siamo... sul serio! Che cacchio. Mamma mia, raga, qua le cose si fanno un pochettino più, eh? Complicatucce, o sbaglio? Arrivo. Ecco fatto. Fuori un altro. Salve anche a lei. Sto arrivando, non si preoccupi. Oddio. E attacco dall'alto, incredibile. Non ti faccio arrivare manco a terra, Dio santissimo. Aspetta che prendo questa. Fallo esplodere, figliolo. Ti manca, oh. L'acido no. L'acido anche no. Ecco fatto. Questi qua mi sembrano un pochettino più resistenti, ragazzi. Infatti. Figliolo, che faccio? Ah, salto. Vado. Salto e vado. Vado e salto. Ecco fatto. Fuori un altro. Via. Perfetto. Tutto. Vuoi dirlo forte, fratellino? Molto bene, ci accolgono subito calorosamente, come sempre quando arriviamo in qualche posto nuovo. Chissà perché non mi stupisce. Va bene, vado. Allora, che dici, figliolo? Lo facciamo saltare? Sì, che lo facciamo saltare, calla. E ci mancavano pure sti cosini antipaticissimi. Che altro c'è? Fatevi avanti, Dio santissimo. Non vi temo. Penso ok. Devo vedere un passaggio. Eh sì, lo riusciamo a passare, figliolo, ma intanto apro questo, perché lasciarlo qui sarebbe un peccato. Ecco. Pezzi di argent. Va bene, allora vado, eh. Ci stiamo davvero addentrando. Dunque, in una miniera. Ho sentito una certa parola prima. È vero, ha detto merda. È solo una parola, ho sentito di peggio da Brock. Non è la parola in sé. Hai perso il controllo. Stavamo cadendo, eravamo in aria. Pensavo saremmo morti. Avresti voluto che quella fosse la tua ultima parola? No. Nei momenti di crisi, il panico non serve. Controllalo. Usalo a tuo favore. Non è semplice, ragazzi, non è semplice. Ma siamo nelle miniere di Jarnsmida. Oh, cavolacci, ragazzi, qua scopriamo luoghi sempre più particolari, cioè guardate che roba, com'è dettagliata sta miniera, ragazzi, spettacolo. Pezzi di argento, intanto io scendo, vado. Va bene, quindi siamo ufficialmente entrati in una miniera, ma immagino che ci dovremo addentrare ancora di più. Dei binari devono condurre nella miniera, dovremmo superare questo carico. Ok, quindi per entrare dobbiamo trovare il modo, ragazzi. Allora, vediamo un pochettino che cosa possiamo fare qua. In qualche modo si potrà pure interagire, immagino. Sembra che l'acqua alimenti la gru che tiene sollevato il carico. Ok, dici che la possiamo congelare, figliolo, in qualche modo. Ehi, hai fermato il flusso d'acqua in quel trogolo. Ok. Ci siamo, attraversiamo. Sì. Un'altra cassa nornana. Già, ma nessun sigillo da rompere o campana da suonare. È diversa. Beh, questo sembra... C'è un braciere a sinistra della cassa. Forse puoi accenderlo. Era quello che stavo pensando. Ecco fatto. Quindi uno. Il problema è trovare tutto il resto. Il problema è trovarli. Capito? Perché come sempre poi io non li vedo. Mi sfuggono e poi mi arrabbio perché non li ho visti. E niente. Poi non riesco mai ad aprire questi maledettissimi forzieri. E il punto è che nelle vicinanze io tra l'altro sento anche un corvo di Odino, ma non lo sto vedendo, ragazzi. Vabbè, probabilmente... è un altro piano. Se mi aiuti potrò salire lassù. Eccolo qua. Niente, mo ho sbloccato di nuovo l'acqua, ragazzi, e tutto il resto. Però visto che ci sono, volevo provare a prendere sto coso. Niente, è troppo lontano, ragazzi, non ce la fa. Allora, aspetta, ragazzo, che arrivo. Fammi vedere un attimino cosa c'è qua intorno. Pezzi di argent. Qua cosa abbiamo? Ok. Bene, vado a cercare una visuale migliore. Bravo, figliolo, bravo. Qua non si può scendere. Padre, c'è un cancello quassù che porta all'entrata della miniera. Prova a salire, mi serve una mano per sollevarlo. Sì. Ok. E niente, devo congelare qualcos'altro, suppongo. Oh, andiamo, puoi saltare. Le tue ginocchia non sono mica così male. Atreus. Ok, ragazzi, bastava congelarlo. Sì, mamma mia. Non sono poi così maldestro. Su, via. Aspetta. Allora, fatemi prima andare di qua e fatemi vedere se c'è qualcosa. Rogoli di legno. Mi chiedo come i nani abbiano pensato a cose del genere. È colpa del grande motivatore, la comodità. Perché faticare quando puoi far lavorare per te quegli affari bagnati? Top, ragazzi, top. Ammazza che meccaniche incredibili. Spero che ci sia Tyr. Atreus, solo informazioni. Lo so. Non trattarmi come se volessi scatenare una guerra. Però non lo stai negando. Fratelli, possiamo lasciar perdere per adesso? Mi sa che sarebbe meglio, guarda. Allora, adesso posso salire, naturalmente. E saltare di qua? No. Meglio sollevare il macigno. Sì. Adesso posso. Solleva dal tuo lato. Io farò lo stesso. Ok, vai, figliolo. Ti aiuto. È più pesante del previsto. Ecco fatto. Grazie. Proseguiamo. Possiamo procedere. L'entrata. L'ingresso della miniera di Durlin. L'ingresso. A me sembra una cosa ampissima che è una parola. Oddio. Ho altro per voi. Sindri! Che cos'è? Visto che al momento non avete nessuna fonte di luce, scusate, e non potete vedere quali orrori si annidano nel buio, queste vi aiuteranno. Ok, ora tornate alla vostra esplorazione. Grazie, Sindri. Ehi, ma che vuoi dire con quali orrori si annidano? Ecco. È meglio di Batman, ragazzi. Sparisce... e riappare quando meno te lo aspetti. Adoro. Ok, oddio, che peccato, l'ho fatto cadere. Proviamo il nuovo attacco unico. Ma che figata. Gnac te. È aggrappato al muro. Dobbiamo abbatterlo. Ah, i drog, ragazzi. Sono tornati i drog. Ok. Aspetta, figliolo, fallo esplodere, guarda. Così. Così ce ne liberiamo prima. Resti di bestia, va benissimo. Ok. L'incontro sembrerebbe essere finito, almeno per adesso. Ma quali orrori si annidano nella miniera? Mi chiedo cosa cavolo stesse intendendo Sindri, ragazzi. Ma appunto questo è l'ingresso della miniera. Emozione. Io tanto emozionata, ragazzi. Ci siamo, credo. Questa è la miniera. Ma cos'è sta nuvola? Cos'è sta roba? Interessante. Tuttavia non abbiamo l'attrezzatura necessaria per ora. Ok, non ci possiamo fare assolutamente nulla, neanche in questo caso. Però siamo riusciti intanto ad entrare nella miniera, ragazzi. Poi riuscire a trovare Tyr e un altro paio di maniche. Beh, sembra che l'ingresso ufficiale della miniera sia bloccato. Deve esserci un'altra entrata. Di qua. Ne troveremo un altro, figliolo. Su, vediamo dove ci porta. Ne troviamo sempre un'altra, questo è poco ma sicuro. Di nuovo loro. Oh, madonna, piccoli e fastidiosi. E su. Chi altro? Eccolo qua. A posto. Gemma vitale. Ma da dove arrivano? Figliolo, cioè, si saranno annidati dappertutto, che vuoi che ti dica? L'odore è quello di una miniera, non c'è dubbio. Ok. Penso di sentire anche l'acqua. Piano, Atreus. Sta attento. E pronto. Beh, non possiamo sapere cosa ci aspetta dall'altra parte. Oh, penso di aver capito da dove vengono quegli abietti. Li accerchieranno in fretta. Sta vicino. Ok. Oddio, che cavolo è sto coso? Adesso capisco a cosa si riferiva a Sindri con orrori nel buio. Non finiscono mai. È una bergstra e genera i suoi abietti come se non ci fosse un domani. Ma che bello! In arrivo da dietro. Ecco fatto. Aspetta un po'. Ecco qua. L'ho congelata e scottata allo stesso momento, ragazzi. Ecco qua, continua a cacarne come se non ci fosse un domani, appunto. Aia. Tu sorella, guarda, facciamo così, proviamo a fare così direttamente, perché ho tenuto l'ira fino ad ora, ma mi hai rotto un pochettino gli zebedei. Niente, finita l'ira, fantastico. Raccogliamo gemma e vai, sì, continua a spararli fuori, Aia, oddio. Mannaggia, quasi mi avvelena. Tanto continuerò ad ammazzarteli, cioè. Puoi continuare a spararli fuori quanto ti pare, ma continuerò a colpirli, Dietro di te in arrivo. Ah, ok, vai. Ecco fatto, adesso mi occuperò dei tuoi figlioletti che sono sparsi letteralmente dappertutto. Ecco fatto. Sono finiti. Wow. L'odore di quei cosi è nauseabondo. Una conseguenza per averli disturbati. Proseguiamo. Quando sono infastiditi praticamente ti scorreggiano addosso, robe simili. Ok, come non detto. Già sapevamo che quei cosini piccoli, ragazzi, hanno un pessimo odore. L'avevamo letto nella loro descrizione, quindi figuriamoci la madre. Cioè, avrà la puzza all'ennesima potenza, in pratica. Allora, di qua c'è il nostro obiettivo, ma volevo vedere se qua posso aprire qualcosa. Potremmo usare questa barca per arrivare più all'interno. Proviamo. Sembrerebbe di no, ragazzi, quindi andiamo di qua e vediamo dove ci conduce questa piccola barchetta. Scusa, so che avevi detto di non farlo, ma non riesco a smettere di pensarci. Passiamo tutta la vita a combattere. Non capisco perché non possiamo farlo insieme a Tyr. Non lo conosciamo. Abbiamo visto gli altari. È un capo. Ha tenuto testa a Odino come nessun altro. Se l'ha fatto prima, perché non dovrebbe rifarlo ora? Le visioni del passato non raccontano tutta la storia. Non sappiamo quale sia il 100% della storia. Non appena saremo scesi da qui cercheremo Tyr. Deve essere vicino. Sì, la miniera è questa, ma come facciamo ad essere sicuri del posto preciso in cui è? Che tu sia arrabbiato con me o qualcosa di simile. Da quando siamo arrivati a Svartalfheim hai criticato ogni mia mossa. Se non pensi che possa guidarci, basta dirlo. Non metto in dubbio la tua competenza. Ok, ma cosa vorrebbe dire? Pensa al tuo scopo. Whee! Meglio dei parchi acquatici. Torsolo. È enorme. Ci avranno messo secoli a costruirlo. Wow. È pazzesco, ragazzi. Tutto bellissimo sempre, eh? Gli scenari sono meravigliosi. Dobbiamo controllarla. Le istruzioni di Durlin non dicono quale. No, da qui facciamo da soli. Fantastico. La tua domanda di prima sul mio scopo. Voglio aiutare il dio della guerra a fermare Odino. E ciò significa liberarlo dalla prigione in cui si trova ora. Tenetevi forti, amici. Sindri? Oh. E fate attenzione a uscire da lì. Un piede alla volta. Ci sono chiodi arrugginiti ovunque. Hai visto tracce di Tyr? Come se volessi attraversare questo labirinto di fogne. No, sono sicuro che le troverete da voi. Non so, l'acqua sembra trasparente qui. Esatto, sembra. Lui che infissa con la pulizia, i germi e tutte ste robe qua. Allora, ragazzi, noi avevamo trovato il potenziamento per le lame del caos. Quindi direi di portarle a livello 2, per cui sono molto quindi statistiche e danni aumentati. Perfetto. Ci ha dato più 15 di runico, ragazzi, quindi i nostri attacchi runici saranno sicuramente più efficaci. Poi per quanto riguarda gli altri elementi delle nostre armi, ragazzi, non posso ancora potenziare nulla perché serve pelle o ferro, roba del genere, quindi per ora non posso fare altro. Allora, ragazzi, abbiamo abbastanza risorse per poter potenziare i parabraccia della sopravvivenza e portarli quindi a livello 3. Questo aumenterebbe di 8 la forza e di 2 la difesa. Direi che va benissimo. Perfetto. Ah, potrebbe essere la mia creazione migliore. Per quanto riguarda gli artefatti che abbiamo trovato, ragazzi, possiamo tranquillamente venderli. Poveri. E quindi recuperare dell'action. E quindi per quanto riguarda i potenziamenti va benissimo così. Grazie Sindri. Il punto è che quindi Tyr bisogna riuscire a trovarlo. Cioè non è detto che sia dietro la prima porta che incontriamo. Tyr potrebbe essere lì. Lo so figliolo, ma qua che dice? Chiunque l'ha scritto aveva occhio per i dettagli. La stanza segreta, veduta della stanza segreta. Non so che dire, non tutto ce l'ha una storia intrigante. A volte la gente etichetta le cose per quello che sono, quindi vabbè, ci ha dato un indizio, cioè ha detto che qui c'è una stanza segreta in pratica. Ok, allora ho preso dell'argio. Il flusso è bloccato. E adesso troviamo il modo di sbloccarlo, figliolo. Come posso fare? Allora, lì l'acqua può essere bloccata, ragazzi, ma non credo che cambi qualcosa. Dobbiamo far prima saltare quello, ok. Stava bloccando il flusso d'acqua. Ho bloccato il flusso, fratello. Che si fa ora? Esatto, adesso proviamo a congelarlo. Bah. No, non proprio. Non possiamo congelarlo lì, ragazzi, perché ci hanno messo apposta sta roba di ferro, tra l'altro. Ma congelarlo non cambia niente. Ah, ok, deve scendere qui l'acqua, ragazzi. Ecco qua. Perfetto. Raggiungiamo la porta. Ok, non ci resta che guardare dietro la porta numero 1, ragazzi. Ui, argento, che altro c'è? Vediamo un po'. Nient'altro, fantastico. Apriamo la porta allora. Tyr. Beh, di sicuro questo non è il posto in cui si trova Tyr. Deve essere qui da qualche parte. La miniera è enorme. Atreus, perché vorresti fermare Odino? Parli come se conoscessi il suo piano. Non lo conosco. Ecco perché siamo... fratelli... Con il Fimbulwinter in corso e il Ragnarok in arrivo, Odino sarà disperato. Qualsiasi cosa voglia fare, di sicuro non gioverà a nessun altro, se non a lui stesso. Esatto. Niente, Atreus ha preso proprio a cuore, ragazzi, sta questione di Odino, fermare Odino, la questione del Ragnarok, eccetera, eccetera, eccetera. Fatto sta che, come avevo immaginato, Tyr non era... dietro la prima porta che abbiamo trovato. Sarebbe stato fin troppo facile, ragazzi. Quindi qua non c'è altro. Si può aprire questa porta qui e si può passare qui. Il problema è che Atreus ha detto la miniera è enorme. Quindi questo potrebbe essere un serio problema. Quante porte ci saranno dentro sta miniera, dietro le quali potrebbe esserci Tyr? Detto niente, ragazzi. Allora là c'è un'altra porta. Va bene. Dall'altra parte c'è una porta. Forse è quella giusta. Allora ragazzi, per oggi purtroppo ho finito il mio tempo a disposizione per registrare e quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Quindi non ci resta, ragazzi, che aprire le varie porte che troveremo. Mi chiedo quante ne dovremo aprire prima di riuscire a trovare Tyr, sempre ammesso il fatto che lui sia in effetti ancora vivo. Ma se così non fosse, penso che Durlin non ci avrebbe dato una mano, anche se segretamente. Per cui neanche oggi è successo chissà che. Credo che comunque la ciccia vera e propria, ragazzi, arriverà a breve, magari dopo essere riusciti a trovare Tyr. Insomma, di sicuro qualcosa di particolarmente figo succederà e credo presto, perlomeno mi auguro. In ogni caso, ragazzi, giocare a questo gioco è sempre interessante anche da un punto di vista puramente tecnico, perché come vi dicevo prima, ogni scenario davanti al quale ci ritroviamo, ragazzi, mi stupisce sempre, anche e soprattutto per la ricchezza di dettagli. Cioè per esempio, ragazzi, sta miniera è una cosa bellissima, cioè una cosa super dettagliata e fantastica da vedere. Quindi questo gioco è apprezzabile anche in momenti in cui non succede niente di particolarmente interessante. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Jokerina. Ciao.